Di base, Manuela Pendola. Abbiamo un volume di richieste di aiuto impressionante, che un medico di famiglia oggi non ha più una vita personale. Sono tempi difficili per i 53.000 medici di base che continuano ogni giorno ad assistere i loro pazienti, alle prese anche col Covid-19, l'ambulatorio, le visite e poi le telefonate senza sosta. Solo sul mio cellulare sono una media di 50 al giorno. In questo momento l'appello è ai cittadini, a chiamate sul numero personale del medico quando state male. Febbre, tosse, cefalea intensa, dolori diffusi in tutto il corpo e fastidi gastrointestinali. I medici sul territorio devono valutare la gravità dei pazienti anche per evitare che vadano a congestionare il pronto soccorso. Il paziente positivo e tutti i familiari cosa fare? Ora vogliono fare il tampone. C'è anche un'ansia generalizzata, per cui la risposta si vuole subito. E ora il medico di base dovrà effettuare il tampone rapido in ambulatorio, così ha deciso il governo. L'aspettativa dei pazienti è enorme. Il nostro grande problema è tutta la gestione dei contatti, perché purtroppo il tracciamento non sta funzionando. Quindi noi ci troviamo anche a gestire un panico sociale diffuso.